La Nissa archivia il primo test della stagione nell'allenamento congiunto con il Geraci, andando 5 volte a segno. Indicazioni significative per il tecnico biancoscudato Alessandro Settineri, moderatamente soddisfatto per quanto visto sul campo di Petralia Soprana. Tutti i giocatori a disposizione, anche i nuovi arrivati, hanno trovato spazio nei 3 tempi della partitella da 30 minuti. Primo gol all'8° con Modula, con una conclusione da fuori area, raddoppio di San Martino al 15°, trisse di Di Biase al 15° del secondo tempo su calcio piazzato. La palla si insacca all'incrocio dei pali alla sinistra del portiere del Geraci. Poker firmato da Azzara al 20° che finalizza un'azione corale. Cinquina di Gomez sugli sviluppi di un calcio d'angolo nel finale del secondo tempo. Le dichiarazioni dell'allenatore Settineri sulla pagina social della Nissa. Ho avuto la conferma che è un gruppo disponibile, che sta crescendo, che si applica, che comincia a condividere quell'idea di gioco che ho. A tratti abbiamo visto delle buone situazioni. Dobbiamo avere la pazienza e l'umiltà di lavorare costantemente come abbiamo fatto oggi, che ci siamo allenati di mattina e poi il pomeriggio ci siamo messi di nuovo sotto. Abbiamo margini, grandi margini di miglioramento, perché i ragazzi si applicano. Per questo voglio ringraziare tutto il gruppo, anche gli ultimi arrivati, per il modo di rapportarsi e di approcciarsi sia con i piccoli sia con lo staff. Faremo un altro test con una squadra della zona, credo sia il Casteldaccia, ma quello che a me interessa è che veda sempre più un evolversi di quello che cerco di proporre e che deve essere accettato da parte dei giocatori, perché i protagonisti sono i giocatori. A tal proposito devo ringraziare la società per la grande disponibilità che mostra nelle piccole cose, il direttore per quello che è riuscito a mettere su. Credo che a difendere la maglia della Nissa devono essere persone che abbiano voglia di fare, a prescindere dalla nazionalità in cui sono, di cui sono. Credo che l'impegno deve essere valutato e a oggi questi ragazzi stanno cercando di adoperarsi nel miglior modo possibile, per cui ringrazio società e direttore per quello che hanno saputo fare.